Ciao ragazzi, ben ritrovati qui sul mio canale, io sono Claudio Pellegrino. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi, lasciate una marea di like. Mi raccomando, ragazzi, è importante supportarmi per andare avanti e portarvi contenuti sempre migliori. Oggi vi porterò con me a Juve-Roma, prima partita del girone di ritorno di YouTuber League. Sono in ritardissimo, quindi devo scappare, sto andando a Roma Termini dove ci saranno anche gli altri con i quali viaggerò verso Torino e quindi non perdiamoci in chiacchiere. Mi raccomando, lasciate tanti like. Soprattutto commentate dandomi un voto alla prestazione che andrò a fare in campo. Sono un po' agitato perché andremo ad affrontare la squadra più forte, a mio avviso, della YouTuber League, e soprattutto uno degli attaccanti più forti, quello che poi peraltro mi manca, ovvero Luca Campolunghi, per non dimenticare anche Zaccagnini. Boss, sì. E allora, chi temi della Juve? Allora, nessuno. No. Allora, se devo dire un giocatore della Juve che ho affrontato anche in Nazionale Creator, Zaccagnini. Righi? A me fa paura Sergio Gruzzo. Ma gioca nella Roma. Ed è per quello che gli fa paura. Ah, allora anche a me. Sic? La maschera juventina. Non ho detto Brogna, diciamo che ti chiama di stronzate. Perché porta bene dire il più forte. Ale. Ah, io non dico. No, lo devi anche te, anche la new entry. Lo dico così, lo dico in campo, lo dico. Lo dici in campo. Lo dico davanti alla persona. Faccia a faccia. Ti temo. Faccia a faccia. Vai, Ricca, vai, Ricchi. È quello, noi abbiamo due uomini, uno che limita il blocco della Shopper Cruz e un altro sostanzialmente che fa la legna lì davanti alla difesa. Che boss. Che boss. Quando, e questo è buono perché in fase di non possesso, Claudio e Ivan si allargano. I turn good players into great players and great teams into champions. Dexter è il mister, esatto, personale. Dai, che bello, Sanabria. La vita è dura, ragazzi miei. Anto, appena arrivato a Torino. Sì. Che tempo di merda. Siamo partiti 4 giorni fa, che ne so. Dio, madonna, abbiamo un viaggio della speranza. Però il boss non era con noi nella carrozza. No. Sono isolato. Però sei stato contento perché sentire Messic parlare per 6 ore. Eh sì, consigliato, ho sentito mo 5 minuti e già voglio tornare a Roma. Comunque, mamma mia, raga, ma che freddo è? Ma sembra di essere tornati a dicembre, mamma mia, oh. Che molto dietro. Bella mango. Allora, raga, abbiamo una quadrupla. Io, il boss, Raid e Sick. Ora vi faccio vedere la camera. Oh, madonna mia, Melone, che non mi è capitato a me. Io ho una paura. Vediamo, oddio, ti è incastrato il... Per i bambini. Oh, che bello, io dormo sopra. Boss, io con te, sei contento? Sono molto felice. Il lettino per me è il boss, è su misura, peraltro. Righi e Sick, vediamo la vostra... Oh, ma la chiave? Anto, la chiave, sennò qua chiudiamo, facciamo i guai. Vuole vedere la camera di... Oddio, ma porco cane! Se domani perdiamo... Ecco, tutti da qui finiremo. Sesto piano. Ah, non lo lasciare intendere, non le puoi dire queste cose. Ma che cazzo me ne frega. Fuga! No! Fai schifo, fai. Ma voi avete il matrimoniale? Vabbè, oh. Raga, la camera di Alessio è spettacolare. Io ho pagato di più. Come fai a pisciare senza luce? Porco cane, ma non vedo più il buco. No, frate, basta, non si può fare niente. No! Buono, eh? Questo è quello che danno alla mensa. Signori, questo è un momento importante, signori. Sono squalificato, quindi... Dove stai passando? Sono assolutamente a lei. A lei. Nazimpegna! Un applauso. È il vero capitano della Roma Lillo. No, allora, l'idea iniziale era sempre idea marciatura uomo, Ivan sul campo lungo, io su Zaccagnini. In realtà, secondo me... Magari di una cazzata, confrontiamoci. Ci avrebbe più senso a zona e non... Allora, Simo, da nuovo capitano, mi spieghi che cacchio hai combinato sul suo foglio perché non ci capisco nulla? Allora sì, in sostanza possiamo giocare in due modi diversi, che uno è in possesso e uno è non in possesso. Giochiamo con Pecchi in porta, con Ivan e Boss dietro. Ok. No, con Ivan e te dietro, con Ivan e Pellegrino dietro, con Boss davanti alla difesa. Boss si abbassa in fase di non possesso, in modo che la difesa diventa a tre. State stretti, ma voi siete comunque i due larghi, però siete comunque stretti. Sempre della difesa vanno in avanti, i cinque attaccanti retrocedono e così viceversa. Allora la gente pensa perché c'ha 5 giocatori in più, invece no, è perché mentre i 5 vanno avanti gli altri 5 vanno dietro, e durante questa confusione generale le squadre avversarie si diranno che sta succedendo, e non ci capiscono niente. E vabbè, raga, vi devo dire, me ne vado a dormire.
l'ansia c'è, tanta, però sono anche contento perché è una partita inedita. Poi mi manca da affrontare Campolunghi, è l'unico attaccante top della Youtuber League dopo Crispo, Samuel, vabbè Sergio ce l'abbiamo in squadra, che non ho mai affrontato, quindi sono contento e speriamo di portare a casa un buon risultato. E niente, ora vado, buonanotte. Buongiorno. Vediamo giù che si dice. È sveglio il boss? Sveglio boss? Il boss è sempre sveglio. Guarda che mo casco da qua sopra. Complicatissimo scendere da sto lettino. Poi col telefonino. Oh. Vediamo. Ah. Come hai dormito in questo lettino? Dai, dai. Comodo? Sì, a parte il sarcofago. Va bene. Valloranto. È arrivato il giorno. Sì. Ci siamo. Oggi. Oggi è il grande giorno. Poi quando vedranno il nostro video magari noi avremmo già perso, avremmo già vinto, non lo sappiamo, non lo sappiamo, è tutto un punto interrogativo. Carico? Sì, assolutamente sì, sempre. Carichissimo, ora si va a fare colazione. Sì. E poi dopo ci si prepara per andare al campo. E dopo dormiamo un altro po'. Andiamo a vedere come sta il capitano stamattina. Oi! Buongiorno! Buongiorno, io ho detto andiamo a vedere come sta il capitano. Pronto. Pronto? Mamma mia, che stile, oh. Mano. Sono elegante, salve, buongiorno. Perché non gioco e quindi. Senti, posso entrare un attimo? Certo, venga, no, venga. No, volevo fare due domande. Come ti senti oggi, visto che non sarai. Un po' più rilassato. Soprattutto fino a ieri sera ero tanto più rilassato perché non c'è l'ansietta pre-partita, però è anche bella. E stamattina sono un po' più rosic perché vorrei giocare, vorrei entrare in campo. Secondo me, appena li vedo scaldarsi, impazzisco. Però darai il tuo supporto anche da forza, per forza. Ma tu come la vedi? Io ti dico la verità. Allora, io sono un po'. Non dico. Allora, non spaventato. Spaventato è un parolone. Però. Allora, parlo per me. Oggi mi manca. Cioè, l'affronterò l'unico attaccante che non ho mai affrontato fino ad ora. Tu che lo conosci meglio anche come giocatore, hai visto più volte. Sì, il mio mood mentale è che dalla Juve puoi solo guadagnare. Nel senso che la Juve è la squadra. No, la squadra da battere. Non ha vinto l'anno scorso, certo, per il regolamento. Loro hanno pressione di noi. Beh, certo. Ovviamente. Cioè, nel senso, perdere con la Juve non è scandaloso per nessuno. No. Ma io penso che loro abbiano dei punti deboli e noi dovremo sfruttarli. Andiamo al campo. Porco tutto. Cosa sei per me? Sigarro non è facile. Una parola sola. Tu sei la Roma. A te che sei la mia Roma. A te che non sarai mai sola. E che non hai lasciato mai me. Roma, Roma, Roma. Oh, ma cantate l'inno! No! Roma, Roma, Roma! Arrivati al campo, sopralluogo, cap. Allora ragazzuoli, siamo qua nel canale di Claudio, mi raccomando iscrivetevi, lasciate un bel like e un commento. Allora, fra, quando vedranno sto video già sapranno che tu purtroppo oggi non ci sei. Purtroppo io ho la vecchiaia e ieri abbiamo fatto un piccolo infortunio, mi dispiace perché ci tenevo a essere quei ragazzi della Roma, però penso che portiamo lo stesso la vittoria a casa. Giorgio, te che dici che sarai col microfono in telecronaca? Di Claudio Pellegrino. Basta, finisce qui. Con destro sporco che la colpisce. Com'è il destro? Cioè sporco proprio, che calci malissimo, però la palla in qualche può modo finire qui sta clip, dopo sta cazzata può finire qui. Allora, siamo arrivati al campo e qui c'è già un tifoso juventino, lo vedrete perché c'è il cappello juventino. Allora, io ora chiederò un pronostico, quanto finisce e chi segna? Allora, secondo me le due squadre si equivalgono, però secondo me avrà la meglio la Juve, un 3-2, Pipega e Zacchigno, doppietta. Ha detto che perdiamo, però almeno mi aspettavo che dicessi che segnavo io. Tu farai una grande prestazione. Ah, vabbè, dai, almeno, dai, allora va bene. È arrivato anche un mister con il patentino, vero? Preso nel lontano, il patentino per guidare il motorino, però quello che fa l'allenatore. Allora, diciamo, qual è la tattica che dobbiamo adoperare oggi? Allora lo dividi al modo tuo. Ma possiamo dire che c'è un nuovo acquisto? Sì, nuovi sì, sì, tanto lo danno già, perché lo sapranno già quando uscirà il video, capito? Il nuovo acquisto in attacco ha una tattica fondamentale, che è quella di passare il pallone. Oh, no! E quella è una tattica che ci potrebbe far vincere, vero? Potremmo vincere. Potremmo vincerla, ma tu che sei esperto. Come faccio a marcare Campolunghi? Dammi qualcosa, dammi un indizio, un consiglio. Ma non c'è Ivan su Campolunghi, avevo detto Ivan. Allora io su Zacchigno. Ecco. Ok, come faccio a marcare? Dai, anche lui non è che devi anticipare. Ma lui è veloce, Pure te io però. Di più.
E poi c'è una cosa qua, ingresso sì? riservato ai soci. Te sei socio? Ah, ho letto un'altra cosa, in realtà non è soci. Amore mio. Complimenti per la vittoria. Mamma mia, io ti odio già, cioè non è possibile. Avete... Che abbiamo? C'è vabbè. Sergio Cruz. Ma... Mollone! Petro Sportivo è carico, pieno, molti juventini ovviamente perché gioca Juve in casa. Però daremo tutto. È arrivato anche Luca, lo faccio vedere. Bestia nera sarà oggi per me. Dai, vediamo un po'. Sia oggi grande. È arrivato il momento. È arrivato il momento, Un anno che. Grande tutti... sfida. Cioè, i rinforzi. Arrivano gli aiuti. Spettacolo, mica il migliore, ragazzi. No, però io grande sport. Luca è il migliore attivo. Quindi. E oggi è me la sta mandando. Ancora contro il Principe, si rinnova al duello, poi Campolunghi in area, vuole girarsi, Pellegrino lo mura, Campolunghi riesce a passare per Pipega. Pipega riesce a passare alla Juve, ancora Pipega, vuole fare tutto da solo, Pellegrino, tanto per cambiare, su lui questa volta c'è Sikwolf, lo supera Zaccagno, se ne va ancora in velocità, Zaccagno contro il boss, triplicato da Pellegrino che chiude anche questa e poi guadagna la rimessa al fondo e sogna, esulta come se avesse segnato il gol dell'1-0, a puntare Sikwolf, superato Campolunghi, centralmente riallarga ancora Zaccagno, Pellegrino chiude anche questa e non la butta via, ma cerca un compagno. Raga, è finita. Abbiamo perso i rigori, purtroppo. E vabbè, però ce la siamo giocata contro la squadra più forte della YouTuber League, che ha vinto 3 finali su 4. E quindi ci sta a perdere. Abbiamo avuto il tutto 100% fino all'ultimo secondo. Poi ci sta che i rigori Sick se ha deciso di prendersi la responsabilità da grande capitano. È andata così. Quindi un saluto da Torino. Raga, appena rientrato da Torino, 12:30, sono distrutto. Ho delle occhiaie che non si possono guardare, però sono contento. Ho fatto una delle partite più belle della mia YouTuber League in generale da 2 anni a questa parte. L'idea di non aver fatto segnare per la prima volta nella storia della YouTuber League Campolunghi e anche Zaccagno che non hanno segnato, per me è stato un grande onore e significa che ho fatto un'ottima prestazione. Poi dispiace perché ai rigori è lì la lotteria, lì è tutto culo, abbiamo perso, però abbiamo comunque ricavato un punto importante. Quindi in ottica derby, dove daremo il 110%, dobbiamo assolutamente tenerci questo punto stretto e capire che ci può spronare. Quindi sono contento di me, della mia squadra, del mio capitano Federico, del capitano di ieri Sick, sono contentissimo per lui, peccato per il rigore sbagliato, ma si rifarà, perché lo so, ne sono certo. Ora vado a dormire perché sono distrutto e domani mi aspetta un altro viaggio perché torno in Puglia per Pasqua. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, lasciate una marea di like e commentate dandomi un voto alla mia prestazione. Ciao raga!